Ciao. Salve a tutti miei cari zecchini e ben ritrovati in questo nuovo video della Sercraft. Come vedete abbiamo trovato il cammello in live, quindi per chi non ha visto la live se la può andare a rivedere perché è caricata sul canale. E chi non è iscritto al canale, male, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per tutte, intanto sta passando un motorone. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per tutte le nostre live di Stumblegeist, di Marvel Snap, della Sercraft. Ogni giorno una live, dipende poi da come vanno i video, quindi mi raccomando condividete i video con tutti i vostri amici, lasciate like, non ve lo scordate perché i live sono molto importanti per supportare il canale. Per voi è gratis e per me mi dà un grosso supporto. Adesso ragazzi, cosa andremo a fare? Ci dovremo portare via il cammello, ce lo dobbiamo portare a casa ragazzi, quindi scendiamo subito da qui. Per portarcelo via io in live ho già costruito un... ma quanto è bello! Ho già costruito un portale lassù in cima, vedete? Però ci sarà molto da camminare. Adesso mi dovrò dirigere alle coordinate dell'altro portale ed è molto lontano ragazzi. Quindi io comincerò a fare la strada e ci vediamo fra poco. Allora, miei cari zecchini, è stata un'epopea tornare a casa, è lontanissimo, quindi il cammello lo lasciamo là per adesso. E cambio di programma. Adesso andiamo a mettere in dentro la Sercraft i due nuovi arrivati. Perché qua abbiamo due nuovi zecchini che devono entrare nella Fan City, ragazzi. Che guardate, l'entrata è stupenda, quindi mi raccomando ragazzi, condividete il video con tutti i vostri amici. Adesso entreranno Rayquaza e X Gabri, se non ricordo male il nick, ma li devo riguardare perché vi devo scrivere il nick giusto sulla porta di casa, sul cartello. L'ultima entrata era stata l'Ilaria, ragazzi, e adesso faremo entrare anche loro due. Vi troveremo una bella casina qua dentro. Allora, qui c'è sempre l'avviso di sfratto. Questa è la casa di Carletto, quanto adoro io i nuovi cartelli, quanto sono belli. Perché non li hanno implementati prima? Allora, ne potrei mettere uno, è già qui. Avete lasciato like al video? Ve lo sta chiedendo lui, eh? Uno lo mettiamo qua. E uno lo mettiamo sopra, di rimpettario di DN Premium. Vedete, casa di DN Premium. E qui c'è già anche il villager, ragazzi. Basta solo mettergli il nome. Quindi adesso andrò a prendere le targhette, scriverò le targhette con i nomi, metterò i nomi. E poi per arredare la casa, ragazzi, domani sera in live, perché mercoledì sera c'è la live della Sercraft, dalle 8 alle 10, forse anche più tardi, che ora è finita la scuola, quindi non avete più scuse. Stasera ci sarà la live di Stumblegeist, ragazzi, alle 8. Quindi se volete giocare a Stumblegeist iscrivetevi al canale e attivate la campanellina ragazzi per non perdervi nessuna delle nostre live e condividete anche il video con tutti i vostri amici a cui piace Minecraft e a cui piace Stumblegeist e anche Marvel Snap, perché facciamo anche le live di Marvel Snap ragazzi, non ve lo scordate. Adesso vado a prendere le targhette e ci vediamo appena fatto. Bene ragazzi, abbiamo preso gli smeraldi per andare da Pesce Palla a comprarci le nostre name tag da mettere i nomi. Sto guardando, si chiama Gabri 20 Pro, no X Gabri, perché dove l'ho letta la X? Ma c'era la X prima? Gabri, mi stai imbarcando, hai cambiato nick. Pesce Palla, ma sei già letto, svegliati qui che... no, ho preso anche la rosa, aspetta te la rimetto. Pesce Palla, no, non puoi dormire. Pesce Palla, alzati. Dammi subito due name tag che c'ho da fare i nomi. Poi fammi dormire me che è tardi. Allora, mettiamo subito, facciamo prima subito Gabri, che c'ho subito il nome qua davanti, e poi facciamo Rayquaza. Allora, forse Rayquaza c'ha X davanti. Non lo so, devo cercare il nome. Devo avere qui, dovrei avere la... questa, esattamente. Ah, prima di tutto voglio mettere Atrageo Morbido, che finalmente l'ho trovato in live. Ragazzi, chi se l'è persa la live, ricordatevi che le live sono caricate sul canale, quindi le potete ritrovare. Allora, cancelliamo il nome e mettiamo Gabri 20 Pro. Lo scrivo proprio come ce l'hai scritto sul nick, eh? Poi se un giorno cambi nick, ho scritto Gra.
Se un giorno cambi nick, cambiamo anche la targhetta, non è un problema. Gabri 20 Pro, scritto così. No, non è scritto così perché il 20 dovevo metterlo 20. 20 Pro. Poi, se vuoi anche cambiato il nome, solo mettere Gabriele o Gabriel, ora non mi ricordo. Possiamo fare anche così. Vi ricordo ragazzi intanto che per entrare a fare parte da FanCity ci vuole l'abbonamento al canale, quello da 99 centesimi, e avrete anche voi la vostra casina col vostro villager dentro. Adesso si trova anche Rayquaza qui perché devo scriverlo bene il nome, non mi devo sbagliare. L'importante è chi è che si avvicina? Mamma mia. Allora, eccolo qui. Ah, eccolo, vedi, Rayquaza XGX si chiama. Allora, mettiamo la tua targhetta qua, togliamo il nome della targhetta e lo scrivo esattamente come ce l'hai scritto te, eh? Rai, devo guardarlo perché non voglio sbagliare. Quasa, spazio, X, spazio, GK. Vediamo se l'ho scritto giusto perché io faccio anche degli errori. Ok, e abbiamo tutte e due le name tag pronte. Adesso le andiamo a mettere, sempre che non venga notte e che... Ah, ok, perfetto. Allora, Rayquaza lo mettiamo qua, davanti all'Ilaria e vicino a Carletto. Eccoti qui, questa è la tua casa, poi la arrediamo domani sera in live, eh? Quindi mi raccomando, non ti perdere la live di domani sera, che arrediamo tutta la casa come vuoi te. Quindi avete lasciato like? Avete lasciato? Sì? No? Boom, Rayquaza. Poi dopo ti faccio anche il cartello fuori esterno. Lo mettiamo qui che si veda perché voglio tu questi cartelli qua ci devo riempire la ci devo riempire la Fan City. Sentite che casino che fanno qua. E qua ci mettiamo Gabri. Aspetta che voglio vedere quando va. Boom, e anche Gabri è dentro. Quindi avete la vostra casina. Ora vi farò due leggii perché mi dovete dare i libri anche voi. Ti chiudo un attimo la casa, devo andare a fare i cartelli, intanto faccio un po' di roba e poi ci vediamo quando sono un po' più avanti. Allora, sono andato a fare i leggii, quindi adesso le mettiamo uno qua, vediamo se prende se Gabri prende il mestiere, vediamo che libro mi dà. Intanto Gabri ti metto il cartello anche a te, lo metto di qua però. Ti ci faccio due ghirigori. Si possono fare le stelle? No. Perché non si possono fare le stelle? Ci sono le stelle, perché non me le fa fare? Va bene, ci mettiamo un po' di ghirigori così, tanto per fare un po' il contorno. E ci scriviamo casa di Gabri 20. Ci sta, dimmi che ci stai. No, non ci sta tutto. Quindi lo devo mettere tutto attaccato per farcelo stare tutto. O se no ci scrivo solo Gabri 20. Vabbè, per ora lo mettiamo così. Tanto questi cartelli qua, il bello di questi cartelli qua è che si possono correggere. Si possono correggere. Quindi poi me lo dici te dopo, domani sera in live e lo correggiamo. O ci riesco a fare di là? No, mamma mia. Allora tolgo un attimo questo, mi metto qua e lo scrivo anche di qua. E ci scriviamo casa di avevo detto Gabri 20, no? Per ora. Poi se lo vuoi correggere e lo mettiamo qua. Ci mettiamo fatto, poi andrà anche illuminato, ci andrà messo il colore, ma quello me lo dirai tu in live. Adesso vediamo chi è arrivato fino a qui. Quanti polli ho nell'inventario? Le domandine per sapere chi arriva fino a metà video e chi no. Poi Gabri, te ne metto anche un altro cartello in casa. Ah, hai preso... Cosa mi dai? Fortuna del mare. No, lo cambiamo. Ci mettiamo un altro cartello in casa. E ci scriviamo. Sempre con questi ghirigori qua. Ci scriviamo terzo abbonato al canale.
al canale e ci mettiamo anche la data perché voglio che si sappia tutto. Ieri, che era il 12 giugno 2023. 12 06 2023. Non ci sta, scriverò solo 23. Così, quando tra 10 anni la Sercraft sarà ancora viva e sarà la più bella Sercraft di YouTube Italia, noi avremo le date di tutti voi. Anche questo andrà colorato, Gabri, quindi andrà colorato e andrà, come si dice? Andrà colorato e andrà illuminato. Però non mi piace molto come sta qui. Forse questa finestra qua te la rimpicciolisco o ti allargo questa. Non lo so, vedremo, vedremo come fare perché le cose storte mi danno noia. Poi per ovviamente arredare casa me lo direi te, eh? Domani sera in live, mi raccomando, non mancare, te lo rimetto, vediamo se dai qualcosa. Vieni qui, Gabri, devi venire qui. Vuoi star là? Stai là, vengo da te dopo. Andiamo un attimo ad arredare casa, devo rimettere qui il coso, se no arriva gente e si lancia di sotto. Sentite quanti no già di villager. Questi diventeranno tutti zecchini. Allora, qui invece c'è Rayquaza, che come si scrive? Anche te mi sa che Rayquaza XGK non ci sta. Ci scrivo solo Rayquaza perché ho paura non ci stia. Lo mettiamo qui, che così si vede dall'entrata. Ci facciamo un altro ghirigoro. Come ce lo possiamo fare il ghirigoro stavolta? Questo com'è? È carino, non male. Allora, casa di... E ci metto solo Rayquaza, perché non penso ci stia tutto il resto. E ci mettiamo un altro... Dove va quello lì? A casa tua? E ci mettiamo un altro ghirigoro sotto. Poi, ovviamente, il colore del cartello e quello che c'è scritto, se lo volete cambiare, basta che me lo dite. Domani sera in live facciamo tutto. Casa di Rayquaza. Boom. Là. E così. Boom. Fatto. Ti metto il leggino anche a te che te l'ho fatto. Fammi levare la spada dalle mani prima che ti do una spadata. Boom. Su, vai a prendere il mestiere. Che libro mi dai? Nessun libro. Questo è male, eh? Mi devi dare il libro. È un libro che come si deve? Cos'è che mi serve? Oddio, non mi ricordo neanche più cosa mi serve. Adesso qui ci scriviamo il cartello anche a te. Allora, sempre il solito ghirigoro. Li devo cambiare un po' tutti i cartelli. È casa di... No, no, sotto, sotto, sotto. Rayquaza dal... E il ghirigoro sotto qua non ci sta però. Dal 13 06 23. Boom, anche te guarderò se allargare la finestra o... Ma devi andare là, Rayquaza. Te vai via. E non è casa tua. Vabbè, quando poi vorrai prendere il mestiere, me lo dici. Devo vedere qui cosa ci sta meglio, se ci sta meglio. No, devo rimpicciolire queste due. Devo rimpicciolire questa e questa. Il problema è che io ho paura che mi scappino i villager. No, non mi possono scappare, è impossibile. Allora, facciamo così, lo facciamo subito. Mettiamo il tocco di velluto, sennò perdiamo i vetri e a me non mi piace perdere. Allora, così, così, così e così. E a questo punto posso levare questa persiana che non serve più. Ok, faccio la solita cosa anche sopra. A casa tua, grande Joe, metto questo e questo. Almeno il cartello è più centrale, mi piace di più. Più carino sul letto. Qua ci si può mettere delle librerie, ci si può mettere i vasi con i fiori, tutto quello che volete lo facciamo. Possiamo fare un terrazzino al piano di sopra. Ci
di qua. Ah, c'è anche i cenci a stendere, te vedi? Potremmo fare un terrazzino con una porta che esce. A Rayquaza no, perché sennò mi scappa e non mi dovete scappare. Adesso io ho trovato un'altra bardatura di diamante che però l'andrei a mettere nelle stalle, se non ho altri cavalli. Se non ho altri cavalli liberi, cioè, dovrebbe averla messa tutti la bardatura. Però d'oro. Guarda dove ne è spawnato un golem. Ce l'ho altre cose libere, altri cartelli liberi? Sì, vai, un'altra bardatura. Poi dovrò fare tante migliorie perché con questo aggiornamento della 1.20 ci sono un sacco di cose da fare. Anche col bambù si possono fare blocchi. Anzi, fammi un po' provare a farlo subito, qualche blocco di bambù. Ne avevo messi qua un bel po' di bambù. E meno male, perché così almeno posso adesso. Vedete, mi dà le ricette nuove. Fammene spaccare un pochino. Dovrebbero bastarmi. Quanti ce n'ho? 64 più 9. Tengo i 64, questi 9 li rimpianto perché. La Madonna, altro che 9. No, li rimpianto qua, faccio un cannetto qua perché il bambù ora ha uno scopo. Prima era solo decorativo, adesso invece ci può dare tante soddisfazioni. Vediamo subito. Ci vuole la crafting table, ovviamente. Ma è una gioia. Dovrei averla. Eccola qui. Boom! Subito blocchi nuovi. Eccolo. Questo. Ok, con questo ce ne viene solo 7. Qui ce ne vuole un bel po' di bambù. Con questo si può fare. Questo. Ah, ok. Più altre ricette. Allora, vediamo un po' cosa viene fuori qua. È venuto fuori questo blocco e questo blocco. Ma che figata. Si possono fare dei bei pavimenti. Ho visto che si può fare anche la zattera, però mi sa che mi serve più roba. Fammi ributtare giù qualche blocco qui. Che la zattera deve essere figa da fare. La facciamo subito, ovviamente. Ce la mettiamo qui davanti per ora. Com'è che si fa? Allora, blocchi. E già, l'ho vista. Boom! Oh, anche la zattera con la cassetta. Fammela un po' vedere com'è. Ma che figata. Ma dov'hai? Ma che figata. Fammi vedere. Ma che bella. No, no. È troppa figa. È veramente figa sta cosa. Come faccio a curvare? Ah, vabbè. Adesso non mi riesce ovviamente. Forse così. Boom. Gira, 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 gira. Tutto di destra e sinistra. No, vabbè, è troppo figo. Anche retromarcia, però retromarcia no, non rema, ci va per inerzia. Vabbè, ragazzi, dai, per questo video è tutto. Mi raccomando, rispondete alla domanda se non avete risposto. Iscrivetevi anche al canale di Edibè adesso che vi apparirà laggiù in fondo, che è la mia ragazza e lì portiamo i nostri vlog. Quando faremo altri vlog, qualche vlog c'è già, però ne porteremo altri. Iscrivetevi al canale, ragazzi, lasciate like al video, non ve lo scordate. Condividetelo con i vostri amici e vi aspetto domani sera per la live della Sercraft e stasera con la live di Stumble Guys. Mi raccomando anche e soprattutto te, Rayquaza e Gabri di esserci domani sera perché dobbiamo arredare le vostre case. Quindi non mi resta che salutarvi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao Zecchini!